Ed eccoci qui con la seconda parte di questo episodio, quindi con il 38esimo episodio della carriera, signori, siamo qui con... Bella FIFA ragazzi, quest'oggi Incredibile. sono di nuovo sul canale Federico E Marconi, di vi nuovo sarete stancati di me, però abbiamo vabbè. registrato, che poi in realtà questo è il primo video che vedono, però ne vedrete degli altri. Esatto. Cioè lui non c'è durante l'episodio, però comunque insomma volevamo ricordarvi di lasciarci le domande per un fact time. Io ho chiesto lasciateci le domande per entrambi, la domanda è stata Fede, tu cosa ne pensi di... Cioè no. Non così, ok? Quindi vuoi dire qualcos'altro prima Un di... Un fact doppio, ecco, fact doppio, non esatto, un fact singolo. molto Per fare una cosa simpatico. diversa, quindi Esatto. proponeteci delle domande. E soprattutto, la cosa importante non la dici? Ci vediamo oggi, A domani Romix. e domenica a roaming. Quindi ragazzi, siateci e bella, buona visione. Bella, fio a tutti. Giocare durante il mercato è sempre molto difficile e complicato, così come giocare su questo campo. Infatti la Roma l'ultima volta che non ha vinto è stato proprio sotto la neve. Quella volta era l'ultima partita del girone d'andata, era Roma contro Genoa. Oggi i giallorossi affrontano la Fiorentina che li ha sconfitti lo scorso anno proprio qui all'Olimpico dopo il 4-0 dell'andata. E quindi partita molto importante anche per dimenticare quella sconfitta in casa Roma. Partita importante però soprattutto per cominciare a fare punti, a ottenere continuità in campionato, visto che dopo la vittoria di Torino la tifoseria ha ricominciato a sognare come chiaramente deve essere. Si comincia con la Roma in possesso di palla, sotto la neve torna anche De Rossi, ma non è l'unico perché il titolare torna anche Iturbe, torna Emerson, dunque un po' di ritorni oggi in casa Roma. In mezzo al campo c'è Nainggolan completamente solo. Anche Higuain, la palla dentro del Pipita che si gira, vuole puntare l'avversario. Si tratta di Roncaglia, lo salta Higuain, fino in fondo. Higuain! Sempre lui, Gonzalo, Pipita, Higuain. Roma 1, Fiorentina 0. Torna al gol anche il numero 9. E questo è molto, molto importante. Tra l'altro, la mette con il sinistro, anche con il piede debole. E porta in vantaggio la Roma. Questo è un gol molto importante, anche perché potrebbe essere l'ultimo o uno degli ultimi, ma intanto ce lo godiamo il Pipita, settimo centro in Serie A quest'anno. È sicuramente molto prolifico in questa stagione, come avevamo detto precedentemente. E riparte molto bene, con grande astuzia. Quindi ancora in verticale da Higuain. Scarico su Nainggolan e quindi tocco verticale per Insigne, che è completamente solo, è partito Insigne. Attenzione, in rigore, sul sinistro, Insigne traversa! Possibilità per il 2-0, ma non la vede proprio la porta lui. Importante in queste partite sbloccarla subito. Fortunatamente oggi ci siamo riusciti perché poi il campo diventa impraticabile, adesso sta diventando sempre più bianco. Buon possesso palla della Fiorentina. Ora Rossi libera molto bene Gomez in area di rigore. La palla sul fondo, grande chance per Mario Gomez. Emerson trova Nainggolan, in mezzo arriva ancora De Rossi che può anche concludere da lì. De Rossi con il sinistro in porta da Tatarusanu in due tempi. Fiorentina che è partita più aggressiva nella ripresa. Occhio a Rossi in zona tiro, calcia Rossi. Che tiro di Pepito! La palla sul fondo, fortunatamente. Che dopo la deviazione la palla è rimasta lì. Sono sempre difficili da gestire quelle situazioni. Adesso ha recuperato ancora Bernardeschi. Col campo in queste condizioni hanno la meglio i giocatori fisici. E quindi quelli della Fiorentina. Perché Gomez batte prima nel duello aereo Wallace e poi Dragoschi. E fa 1-1. E qui da una palla persa stupidamente abbiamo regalato il pareggio ai Viola. E adesso è tutto da rifare per la Roma. Stetto però ad uscire dall'area Higuain. Poi c'è Nainggolan che anche in zona tiro da lì. Nainggolan va sul sinistro, prova ad entrare in area di rigore, portato anche con qualche rimpallo. Nainggolan che alla fine trova il fondo ma non c'è nessuno. Quindi si appoggia ad Emerson, assedio Roma. Il cross in area di rigore. L'anticipo credo ancora su Manolas, no questa volta su Wallace. La palla in out. Fiorentina che affronterà in Coppa Italia l'Inter. A San Siro, sicuramente impegno più delicato rispetto al nostro. Ora Higuain la gira per Nainggolan. Sta partendo a sinistra. Emerson che è completamente solo. Gran palla per Emerson in area. Emerson rientra. Emerson! Palmieri! Roma 2, Fiorentina 1. Un gol d'autore del giocatore brasiliano che ha fatto tutto benissimo dopo una grandissima palla di Nainggolan e la Roma ritrova il vantaggio. La magia di Emerson che rientra su Bernardeschi e poi la mette con il piede debole ad incrociare sotto la traversa. 2-1 per la Roma. E torniamo avanti. Questa sicuramente è l'ultima azione. Parti Turbe nel mucchio Tatarusanu. Attenzione che arriva Emerson. Vuole ancora calciare peggio di prima questa volta. Basanta la tiene lì, poi si ostacolano. Gonzalo. Ma finisce qui.
Vince la Roma all'Olimpico, seconda di fila e soprattutto si torna alla vittoria all'Olimpico, questa molto più sofferta, deciso Emerson con il secondo centro in campionato se non sbaglio, infatti esulta più di tutti, ma l'importante era portare a casa i tre punti anche oggi. Tra l'altro ho visto che il Milan ha battuto il Napoli e quindi a questo punto è interessante dare un'occhiata alla classifica, ma vediamo tutto in live. E quindi, allora, non ci emozioniamo troppo per due vittorie di fila perché la strada è ancora lunga e soprattutto bisogna recuperare tanti punti. Come vedete il Milan ha vinto 3-1 contro un Napoli che se non sbaglio stava sopra in campionato. E quindi o abbiamo accorciato o li abbiamo addirittura superati. Chiaramente questi sono i tabelloni di Coppa Italia e adesso andiamo a vedere quelli di campionato. Eccola qui la classifica, la Roma a meno 7 dal Milan, ma comunque la Roma seconda in classifica per il momento, perché la Juventus vincendo ci sorpasserebbe nuovamente andando a più 2, ma adesso sicuramente è molto più ragionevole la situazione, con Roma che ha superato il Napoli, ha superato l'Inter, ha superato la Lazio, ha superato l'Udinese, insomma ne abbiamo superate diverse, e adesso siamo al secondo posto. Col Milan purtroppo abbiamo perso a San Siro 1-0, ma ci sarà poi la sfida di ritorno all'Olimpico, con la Juventus abbiamo vinto da loro, quindi comunque siamo messi abbastanza bene. Abbiamo superato anche i nostri cuginetti laziali, il che mi fa molto piacere dopo il derby perso. Adesso pensiamo alla Coppa Italia, al Chievo, ma soprattutto al mercato, perché accetta il Tottenham per la mela. E quindi io questa la lascerei un po' così, perché noi stiamo aspettando che accetti Depay, come sapete. E quindi ovviamente attendiamo Memphis. Accetta il Lione intanto, questo è fondamentale. Quindi noi giochiamo contro il Chievo, dobbiamo vincere ovviamente anche questa perché è una gara secca, sulla carta siamo favoriti, però non è ancora detta l'ultima parola come sapete sempre. Quindi signori andiamo a giocarci questi ottavi di Coppa Italia e poi penso che ci saluteremo, anche perché vediamo un attimo il calendario, sì direi che ci saluteremo, o comunque alle brutte arriveremo alla sfida contro l'Atalanta, non so se giocheremo anche quella, insomma poi vediamo, dipende tutto dal mercato perché in questo episodio vorrei concludere un po' di trattative e voi sapete a cosa mi sto riferendo. Però ci vediamo all'Olimpico. Benassi, Ottimella gira per Rangolan, zona tiro anche da lì, occhio all'inserimento di Salah. Roma in vantaggio, che azione! Rangolan che prima se la sposta con la suola, poi vede l'inserimento di Mohamed, la palla dentro ed è 1-0. Con l'egiziano che ovviamente non sbaglia, guardate che palla che ha dato Nainggolan, inserimento coi tempi giusti del numero 11 e Roma che passa in vantaggio. È un periodo molto positivo, ovviamente abbiamo ritrovato la fiducia, le parole ovviamente dell'allenatore sono state fondamentali in conferenza stampa, nella conferenza stampa che ha preceduto Juventus-Roma. È un periodo in cui sembra andare tutto bene, ma bisogna mantenere alta la concentrazione perché basta un nulla. Bizzarri qui, che rischia un po', attenzione che la palla è persa, allora Salah può correre, Salah allarga per Maximen che calcia su Bizzarri. Qui abbiamo preteso un po' troppo, parlando appunto di concentrazione bisogna evitare di fare queste cose. Il suggerimento per Maximen, cioè largo Salah, Maximen la tiene e poi offre proprio a Salah, in mezzo è andato Benassi, Salah ancora per Maximen che ricalcia in porta come prima, questa volta con il suo piede si vede, anche se la palla è sul fondo. Finisce ora il primo tempo, 1-0 per noi, si va alla pausa, questo punteggio, vuol dire ottima Roma anche oggi, Roma che sta archiviando molto bene questa pratica per il momento, però non è ancora finita. E poi il tocco su Etemai, azione tutta di prima e ancora Scuffet, questa sicuramente la parata più importante, l'intervento più delicato, ma risposto presente anche stavolta. E poi anche qui da calcio d'angolo. Altro cross in mezzo e arriva anche l'incrocio dei pali e poi Giorini in angolo. Stiamo soffrendo veramente troppo, bisogna cambiare qualcosa. Giorini, ritardo John questa volta, ma Giorini rientra, ancora Meggiorini, il cross in mezzo, Scuffet, tanto per cambiare. Poi Adimar la rimette in mezzo, ma non l'ha questa volta, Odegaard mette giù, non riesce però a tenerla, poi scivolata, il player resta lì e alla fine segnano, ovviamente, però... Ho anche detto che è un pareggio strameritato quello del Chievo, perché la Roma non riusciva stranamente più ad uscire dalla zona del campo, e dico stranamente perché nel primo tempo era totalmente un'altra Roma, eppure i giocatori erano gli stessi. Qui mettiamoci anche un po' che il gol lo dovevamo prendere per le varie dinamiche che conosciamo di questo gioco, però ovviamente, ripeto, dobbiamo pagare dazio perché nel primo tempo abbiamo sciupato troppo. Ricci per Castagna, attenzione che parte Odegaard, la palla subito dentro per Martin, vediamo se ci arriva, e questo però è rosso! Questo deve essere rosso, che tanto non lo butterà mai fuori, ma questo dovrebbe essere rosso. Vediamo un po', è rosso per Cesar, va sotto la doccia il capitano del Chievo perché
gli era andato via Odegaard. Era stato trattenuto vistosamente fino all'ultimo. E questo si è capito perché proprio all'ultimo era riuscito a passare. Qui si era mandato anche a quel paese l'arbitro, Bufal. Vediamo un po'. Parte Sofian in porta, non era male, non era male, ma era troppo centrale questa conclusione. Non ci riesce più nulla in realtà. Nel secondo tempo non ci è riuscito nulla e ovviamente poi è arrivato anche il gol perché piove sul bagnato. Quindi chiaramente Scuffet ha fatto quello che ha potuto, anzi ha fatto anche più di quello che doveva fare. Roma che quindi ha buttato la qualificazione in questo modo perché ha buttato 45 minuti nei quali anche con un po' di sfortuna non siamo riusciti mai a uscire dalla metà campo. Chievo invece molto caparbio che ha ottenuto il pareggio proprio nei minuti finali. Quindi si andranno a giocare i tempi supplementari. Ovviamente non ce l'aspettavamo, ma ovviamente l'avevo anche detto prima della partita, dovevamo stare attenti. Mi sa che abbiamo esaurito i cambi, tra l'altro sono sicuro di tutto ciò, vediamo, facciamo una prova, infatti. Quindi non abbiamo i cambi, però andiamo a fare i supplementari. Sta partendo Ricci. Lancio ora Salah, attenzione al movimento di Odegaard. Salah lo pesca ancora molto bene. Odegaard defilatissimo, non può calciare, poi finisce per terra. Calcio di rigore. Lo ha voluto e lo ha ottenuto Odegaard. La conclusione di Ale, non ci credo, regà, non ci credo. È stregata la porta. E vabbè, ho cercato anche di alzarla pur di non sbagliare. Ora cerchiamo di batterlo fuori quest'angolo. Parte Nainggolan per Bufal, che è in zona tiro. Vuole calciare sinistro, Bizzarri. Grande risposta. Probabilmente finiranno sul rilancio di Scuffet. Il pallone verso Odegaard, che riesce a far la torre ed è mai. Si va ai calci di rigore. E adesso è una lotteria, ragazzi. È una lotteria. Vada come vada. Attenzione alle stelle, direi, perché ovviamente uscire significherebbe fare una figura di merda colossale, però comunque ci pensiamo dopo. Noi pensiamo solamente a segnare questi rigori e questo entra. Florenzi si rifà subito. Scuffetta ha fatto i miracoli in questa partita, vediamo se continua a farlo. Paloschi! C'era quasi, perché comunque con le gambe è rimasto un po' centrale. Ora Bufal. Vai, Sofian, segna anche lui, rigore non calciato perfettamente ma basso raso terra e spiazzato il portiere. Quindi Meggiorini col sinistro. Parte Meggiorini, mamma mia, pensavo fosse altro, invece palla dentro. Quindi adesso non sbaglia nessuno, c'è Nainggolan. È molto stanco Nainggolan. E arriva il gol. Arriva il gol. Aveva quasi intuito Bizzarri. Ora Birsa. Infaticabile Birsa che ha giocato una gran partita. Calcia, mamma mia, sotto la traversa. Segna anche lui però. E allora Salah. Vediamo un po' Mohamed. Proviamo a calciarla di incrociare e rimane fermo Bizzarri. Brivido, ma la palla entra. E Etemay contro Scuffet, paragliela. Parte Etemay, Scuffet! La prende, è rimasto fermo fino all'ultimo, poi ha intuito. Grande risposta di Scuffet. E allora attenzione a Declan John. Attenzione a Declan John. Con il sinistro. Calcia, spiazzato il portiere. La Roma va ai quarti di finale di Coppa Italia con il rigore decisivo del gallese. Ma soprattutto con uno Scuffet in formissima. Ha fatto i miracoli, le ha prese tutte in partita. Perfetto in tutte le uscite. E adesso anche per il rigore più importante. Perché sì, ci fanno rivedere quello di Declan John, ma quello più importante, sempre da quel lato, lo ha parato. E quindi vinciamo, vinciamo ai calci di rigore, ragazzi. Con una tensione incredibile, con dei rischi incredibili. Perché comunque ci siamo dilungati per oltre 120 minuti, regalando questo sogno al Chievo, insomma. Quando invece potevamo chiuderla, archiviarla molto prima la partita. Comunque sono contentissimo che Scuffetta si sia messo in mostra perché non ha giocato molto in questa stagione, si è lamentata con la società, si è lamentata con noi e quindi è importante questa risposta. Comunque sugli altri campi, la Roma appunto come sapete ai calci di rigore riesce a eliminare il Chievo, l'Inter elimina la Fiorentina, la Lazio elimina il Verona e il Napoli elimina il Sassuolo. Giocheranno settimana prossima, o comunque domani, non so, ma penso settimana prossima, Sampdoria contro Torino, Milan contro Bologna, Juventus contro Salernitana, partita sulla carta già archiviata, e Udinese contro Cesena. Noi pensiamo ai nostri messaggi che potrebbero essere molto interessanti, ragazzi, sapete? Perché abbiamo delle offerte
molto, molto allettanti. Vediamo un po'. Perché l'abbiamo preso! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso, ragazzi! No, io non ci credo, non ci no, non può essere io, cioè non può essere vero, cioè non è lui, non è, magari è il fratello. Però aspettate, perché vediamo se FIFA ci trolla. Allora, squadra Roma, tipo di trasferimento acquisto, 27 milioni e mezzo, 160 mila euro a settimana, contropartita tecnica di Sofiane Boufal, accetta, sembra andare, conferma. Abbiamo firmato, sembra tutto nuovo gioco dell'arrivo, attenzione. È vero ragazzi, è un sogno che si avvera questo. Memphis Depay, nuovo giocatore della Roma, ovviamente titolarissimo lì davanti nel tridente, momentaneamente composto da lui, da Higuain e da Salah, con Insigne che giustamente per le ultime prestazioni penose se ne va in panchina. Adesso vediamo anche il numero di maglia. Intanto guardate Ricci che è morto completamente, ma non è l'unico perché abbiamo veramente sofferto con il Chievo. Quindi Depay, vediamo anche il numero di maglia da dare a Memphis Depay, perché a questo punto l'episodio finisce qui con questa notiziona incredibile. Intanto De Rossi ci ringrazia per aver riposato. E allora vediamo che numero intanto gli ha dato FIFA. La FIFA gli ha dato il 25. I turbe ce l'abbiamo ancora, quindi non possiamo dargli il 7, non possiamo dargli neanche l'11 perché ce la sarà. E io vi lascio proprio così, vi lascio così, perché io il numero che andrei a mettere a Depay è questo qua. Per il semplice motivo che ogni volta che voi mi avete detto togli il numero 10, non lo dai più a nessuno, la mia risposta è stata secca, ovvero come se Totti avesse detto quello che aveva detto Del Piero quando lasciò la Juventus, ovvero non voglio che la società ritiri il numero 10, per il semplice fatto che io da bambino sognavo di indossare quella maglia e voglio che molti altri possano sognare da grandi di indossare questa maglia. Quindi sicuramente un bambino quando Totti si è ritirato Depay non era, già un giocatore affermato e tutto quanto, però è il giocatore che sicuramente, insomma, con cui ho più familiarità, non so come dire, però se siamo capiti ragazzi, quindi io gli darei il 10. E voi nei commenti mi confermiate se dargli o meno il numero 10. Per il momento è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, abbiamo ottenuto 3 vittorie su 3, o comunque 2 vittorie e un pareggio, se quello con il Chievo lo possiamo considerare un pareggio, ma comunque l'importante è essere rinati, la rimonta è cominciata e vogliamo portarla avanti da qui fino al termine della stagione, ricordando che siamo ancora competitivi in tutte le competizioni, perché siamo comunque al secondo posto in campionato, agli ottavi di Champions League affronteremo il Barcellona, un avversario forte ma non impossibile da battere, e poi siamo anche ai quarti di Coppa Italia, quindi nelle 3 competizioni che insomma affrontiamo all'inizio stagione siamo ancora competitivi e validi. Signori, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollicione in su, scrivetemi un commento qui sotto dunque con un vostro parere, mercato che comunque stiamo piano piano riportando a grandi livelli come è stato lo scorso anno. Detto questo, se non lo siete già, iscrivetevi al canale, passate in descrizione tutti i link social, noi ci becchiamo nei prossimi video e con i prossimi episodi. Bella raga! Perché sognavo questa Roma e Roma c'è.